giudiziarie in Palestina sono circa 250, quindi più di una al giorno. Non sappiamo niente perché né Radio Popolare, né la RAI, né nessun altro ne parla, e non sono legittima difesa dei poveri militari israeliani, ma sono operazioni tipo metti le mani in alto al checkpoint e poi viene falciata la persona. Ora, queste bugie, mega bugie che ci circondano nella nostra vita, quando noi assistiamo a celebrazioni che riguardano la nostra storia passata e dimenticando completamente quello che avviene oggi e quindi inficiando il nostro substrato emozionale e di coscienza, ci impedisce di avere una coerenza. È per questo che non riusciamo a diventare piuttosto tenaci nelle nostre lotte, perché sappiamo che le nostre radici non sono sane. Allora io vorrei ricordare solo un appello di quelle delle locandine all'uscita, perché queste contraddizioni si traducono anche in piccole cose quotidiane. Noi abbiamo fatto una richiesta per avere uno spazio al Museo del Cisano a settembre del 2015 per esporre dei disegni dei bambini di Gaza. Ecco, forse il CIP avrebbe una risposta, e dopo vari incontri, dopo varie chiarificazioni, e probabilmente questa risposta sarà negativa. Abbiamo lanciato un appello, per favore andate su change.org e firmate questo appello affinché la risposta sia positiva, semmai si riuscirà. Grazie. Perché davvero intanto vorrei dire grazie a chi ha organizzato, infatti sia la Casa Rossa, da quello che ho capito, però io pregherei la Casa Rossa di allargare anche gli altri compagni comunisti, perché il problema qui è il problema dell'unità dei comunisti che non andiamo a realizzare, giustamente come diceva il compagno di Nucci prima c'era un partito, la sinistra ha detto lui, invece io dico c'era un partito comunista, e non mi vergogno di dire comunista, che dovete stare attenti, non dovete dire sinistra, dovete dire comunisti, che se ne dica, sono i determinanti, il partito comunista Gramsci e Togliatti è stato determinante. La morte di quella, la bella di quella, è successo un gran casino, si sono venduti all'imperialismo americano, questo è il americano. E poi voglio dire l'ultima cosa, che la politica estera e la politica interna sono inscindibili. Chiunque dice che non riusciamo come sindacalista a portarci il diavolo nelle parti sulla politica estera e sbaglia, perché la crisi è stata fatta da un governo anonimo della grande finanza mondiale dal 2008 apposta alla crisi per sistemare e cancellare lo statuto dei lavoratori, per fare tutto quel cazzo che vogliono loro. E poi io accolgo l'appello di compagno Chiesa, che dobbiamo mobilitarci tutte per tutte, andare anche a organizzare una grande manifestazione sotto la RAI, altrimenti non dobbiamo pagare più tasse. Basta. Sono chiusi gli interventi, io darei la parola brevemente a Giulietto, Franco e Amanda. Prego. Difficile rispondere a una discussione francamente un po' caotica, devo dire la verità. Siamo lì per discutere di un problema specifico e parliamo di tutto, non si può far funzionare una discussione. Allora, quindi io mi limito alle questioni che riguardano direttamente la discussione, cominciando dal discorso chi si difenderà se usciamo dalla NATO. Questa domanda si pone solamente se noi pensiamo se non abbiamo risolto il problema di chi ci può attaccare. Quindi la prima cosa da fare è chi sono i nemici, dove sono i nemici? Abbiamo sentito il discorso di Nucci, assolutamente splendido, fantastico, ha fatto l'analisi di dove sono i nemici.
terroristi? Ma rispondo, ma i terroristi che fanno la NATO? Cosa ha detto? Oh, sono tutte cose che possiamo tranquillamente dimostrare. Quindi i nemici, se sono i terroristi sono quelli che sono alleati con noi. Va bene? La Turchia è un membro della NATO. La Turchia ha costruito Daesh. E l'abbiamo visto perché l'abbiamo visto? Perché i russi sono andati sopra e hanno fotografato le colonne di camion che portavano il petrolio rubato da Daesh in Turchia. Abbiamo le prove, da dove sono venute le prove? Da dove sono venute le prove? C'era gli Stati Uniti, c'era andata la Francia, c'era andata l'Italia, no, le prove ce l'hanno dati i russi. È importante capire questa cosa. Chi è che ci sta attaccando? Ci sta attaccando l'Occidente? L'Occidente sta attaccando noi. Noi siamo parte dell'Occidente. Quindi il tema, se usciamo dalla NATO, che ci minaccia? E vale la seconda domanda che dicevo prima. Che cosa faranno gli americani, che sono i nostri alleati, se noi decideremo di uscire dalla NATO? Ci metteranno le bombe, ma è ovvio. Allora, la scelta che si pone così. Vogliamo essere schiavi, leccati di stivali, oppure decidiamo di essere liberi e allora abbiamo una battaglia. La risposta è questa, la signora mi fa la domanda, ma se qualcuno dice ma perché volete distruggere gli americani? Io non sto dicendo che gli americani vogliono distruggere l'Italia, voglio dire che c'è un mondo dove ci sono grandi paesi. In questo caso c'è la Russia che ha un potenziale nucleare e c'è l'America che ha un potenziale nucleare. Se l'America apre la guerra contro la Russia, non contro di noi, noi facciamo parte dell'alleanza americana e quindi le bombe prenderanno sul nostro territorio. Dove pensate che spari? Dove pensate che spari gli russi le bombe in caso di guerra? Le spareranno sul Bosco, la Sicilia, innanzitutto. E le spariranno sulle basi di Chieti che sono qua vicino. Cosa vi aspettate? Noi facciamo parte di un'alleanza aggressiva che è quella dell'Occidente. A meno che non mi dimostriate che la Russia vuole aggredirci. Ma la Russia esiste, la Russia esiste dal 1991 e non ha aggredito nessuno. L'Unione Sovietica è un'altra cosa, ma la Russia non ha aggredito nessuno. In questi 25 anni non c'è stato un solo centimetro quadrato di terra che la Russia ha conquistato fuori di sé. È la Russia che ci aggredisce, non pare. La Russia al contrario ci ha fatto un grande favore, è andata a bombardare la Russia. È andata a bombardare da sola la Russia, è andata a bombardare il terrorista. E in questo momento, mentre parliamo,